A chi li tiendo? Paolina mia stava in coppa a Fontana Fratta, assieme agli uomini di Chiavona. Tenevamo che essere già sposate, ma poi successe che l'inge figlia. Erano arrivate ste scausa cane magne sapone, l'inge francesate. E s'hanno internate poi, e ogni giorno erano a cisaglia. Paolina mia, se ne dietti alla montagna, perché li volevano fare soldati. E allora passette il confine e se ne dietti a due soldati non li poteva fare. Allora si era aggregato con Chiavona, teneva una fregare uomini in coppa agli uocchi. A comanda degli re nostri, che li volevano romarnà a sti scausagani. Mo tu pensi che forza che teneva a chi gli tiempo, ma piava quasi ogni notte montagna per portarle qualche cosa a magnà e non panna pulita. Tu non lo sai, ma era parecchio lontana. Teneva che passare agli scuri e agli una scusa per certe viucce scomode che se ci rivenze mo non ci passasse manco agli lustri. E perché? Perché gli scausagani stavano andernati attacchiati in mezzo alle montagne e appena sentivano le frecce spam, sparavano. E più di qualcuno c'era rimisa la pelle, eh? A me mi era buona un sacco di vuote. Ma una sera trovai gli scausagani a due non c'erano mai stati e qualcuno aveva fatto la spia che alle spinge mancano mai. Che se li possa portare un diavolo che li comanda. Mo non potete fare proprio niente. Li trovette erano quattro soldati e uno che teneva essere il comandante. Rarevano e parlevano in già francese come se ne parlasse. Ma sapevi tu che stavano a riccia. Solo il comandante si avvicinette, mi fece un segno con la mano. E poi fece un altro segno per le cose che voleva fare. Ah, ma tu a da sapere che mi portava una mazza curniale, quella che chiamano macciocca. E mi aiutava per passare per la fratta. Ma quando si avvicinette il comandante, gli cavai una mazzata fra capo e collo che si è tombato in terra. E corrette, gli è subito a correre, in mezzo alle frasche, non lo sapeva che stava lì. Se sentiva che sparevano tra le frasche, non ce la facette più, non lo sacci quando ci corse, non lo sacci. Quando non ce la facette più, cadde in terra. Ero una roba, mi svegliai a una casa di Santa Francesca e mi raccontarono quello che mi era successo. E mi erano trovato vicino agli accampamenti svenuto in terra. Gli raccontette quello che era successo, ma gli racconta subito detto per rit. Mo lo sai tu come sono le chiacchiere della gente. Raccontenne se fanno più rosse. Ci stava chi raccontava che aveva ucciso il comandante scausagana, caccunato che raccontava che era ucciso il comandante scausagana e due soldati arrongiate. E Paolina mia se la conteneva e raccontava purissimo. E andò così. Me rifeci e mi sposai a Paolina mia. Ndramiente Chiavona se n'era aiuta, era scorto. E noi ce ne iemmo a parzonare a Valmontone. Era nata Peppina, venette Giovanna, Lonuccia e Francisca. E ne passate gli anni. E sti scausagani si erano tuote lo mugno, lo regno, lo stato, tutto quanto. A noi pure c'era ida buona, eh. Paolina mia tenia paura che gli ivano truenne perché non si era fatto soldato. E io tenevo paura che qualcuno si ricordava della mazzata che era data agli comandanti scausagani o porc. Però alla fine nessuno c'è ida truenne. Forse perché siamo solo due poveri zappaterra. E chi si è tuto lo mondo è troppo rosso per ricordarsi noi. Mo non ve lo scordate, che io so e sono stata una femmina che è stata in mezzo agli briganti.